È ufficiale la discesa in campo di Damiano Cardiello in vista delle prossime elezioni comunali ad Eboli. In una nota inviata alla stampa nella giornata di ieri è stata annunciata la costituzione del Comitato Damiano Cardiello Sindaco 2020. A sostenere la candidatura di Cardiello l'ex parlamentare del PD Antonio Cuomo, Roberto Pansa, il Movimento Insieme per Eboli ed alcuni consiglieri di opposizione. Trattasi innanzitutto di una coalizione civica, ci tengo ad evidenziare questo aspetto, perché abbiamo capito negli anni che il bene della collettività viene prima degli interessi di partito. Quindi è una coalizione civica ampia, fatta di persone per bene, di professionisti, di persone che amano la propria città e che si mettono al servizio della propria città per dare delle risposte ai cittadini. Noi pensiamo che questi 5 anni di amministrazione Cariello siano i peggiori anni di politica, di mala politica, che si sono avuti nel corso degli ultimi 40 anni. Vogliamo innanzitutto far ritornare alla normalità la macchina amministrativa, senza rinunciare al sogno di far tornare grande Eboli, perché la nostra città ha perso anche di autorevolezza nei confronti di altri comuni limitrofi, e questa cosa è penalizzante soprattutto per il tessuto sociale e culturale che dovrebbe invece caratterizzare una grande città da 40.000 abitanti. Il dialogo è aperto con altre realtà civiche, con altre associazioni che vogliono entrare a far parte di un progetto, perché quello che stiamo facendo capire agli ebolitani, insomma, a chi ci ascolta con questo comitato elettorale, è quello di un progetto serio, un progetto credibile, un progetto valido nelle proposte, perché noi non andremo mai a lanciare il solito libro dei sogni, bensì andremo a dire poche cose ma importanti per lo sviluppo del territorio, a partire dall'area industriale, lo sviluppo dell'urbanistica, tanto annunciato ma mai messo poi in atto. Sono una serie di iniziative che vanno a incidere poi sul tessuto anche economico della nostra città, perché parliamoci chiaro, senza lavoro non c'è futuro, e senza soprattutto mettere in moto una catena economica dal punto di vista urbanistico non c'è lavoro. Sono tutte conseguenze che una sana gestione amministrativa deve portare a compimento. Noi ci sentiamo in grado di farlo, siamo pronti per farlo, abbiamo quelle professionalità per farlo, e chiediamo ovviamente il supporto non del singolo cittadino ma del popolo, perché è il popolo che in questi anni si è sentito abbandonato da false promesse fatte dall'amministrazione comunale uscente. Tutti mi conoscono, tutti conoscono la mia storia, la mia identità politica, che non viene messa in dubbio da eventuali trasformismi e roba varia, perché della coerenza io ne ho fatto una caratteristica di vita, un principio di vita. Allora la cosa importante è ribadire: coalizione civica, progetto serio, ampio, con numerose realtà associative e civiche, senza simboli di partito, che sta a garanzia della credibilità dello stesso progetto. È una cosa innovativa rispetto a quelle che poi sono state negli ultimi 20 anni le contrapposizioni politiche, che non hanno portato a grossi risultati per la nostra città.